ma ciao a tutti ragazzi, come state? Spero tutto bene. Con oggi partono i vlog di Rimini, la nostra pre-vacanza prima della vacanza ufficiale con le montagne. Questa è più una sofferenza per me, perché io il mare non è che lo sopporti tanto. Non mi piace il caldo, non mi piace la sabbia, non mi piace l'acqua salata, non mi piace la puzza del mare. Ma qui siamo a Rimini, quindi bisogna un po' adeguarsi a quello che è la Riviera Romagnola. Mare zero. Comunque i negozi, i ristoranti sono davvero molto carini. Questa sera, serata particolare con un'experience nuovissima, vi porto con me per la nostra date night, perché io e l'Arianna abbiamo deciso che ogni giovedì sera facciamo una date night, che può essere andare a mangiare fuori, come può essere semplicemente stare a casa, guardarsi un film e insomma godersi un attimo il momento. Quindi stasera andiamo a mangiare fuori, andiamo a mangiare al Pesce Innamorato, un nome che sa tanto di ristorante da primo appuntamento. Arianna, ti porto al Pesce Innamorato, sei contenta? In realtà sono io che ho insistito perché voglio provarlo. E poi sono dentro al telefono perché qua me lo ciulano. E poi nuova experience che non vi dico, anzi la scoprirete dopo, e anche se molto probabilmente l'avrò messa nella copertina del video. Momento outfit dell'Arianna: vestitino floreale, borsettina comprata da Chiabi ad Arese, fiocchettino rosa fermacapelli e Skechers nere comprate a Scalo Milano. Con lo sconto 50%, guardate che bella. Arianna in questo caso è un po' come Fedez ultimamente, parla sempre sopra i miei vlog. Mi interrompe, poi mi impappino, ma lo fa per correggere i miei verbi e le mie parole. Infatti io parlo sempre un po' malino. Comunque ragazzi, sto camminando e la gente mi guarda come per dire: ma chi è sto qua che parla? Deve essere uno famoso. Lo sarò. Sono davvero un sacco di ristorantini carini qua a lungomare a Rimini e c'è davvero l'imbarazzo della scelta, ragazzi. Veramente, potresti andare a occhi chiusi tutte le sere, andare a mangiare fuori e mangeresti sempre bene. Ragazzi, siamo arrivati. Io ho già guardato il menu su internet, ma comunque controllo anche qua. Ho già idea di quella cosa da prendere e poi vediamo. Penso che prenderemo tutte e due lo scoglio mani pulite, che sono chitarrine all'uovo fatte a mano, e poi vediamo di dividerci magari un fritto di pesce, giusto? Un goccino di rosso ogni tanto me lo concedo. Guardate che bello, come aperitivo, come pre-cena ci hanno portato del pinsimonio, che per me va benissimo. Tagliolini all'uovo con sugo di pesce per me, guardate che bello, me l'hanno dato anche su questa pentolina in metallo. E l'Arianna invece ha preso i tortelloni di pesce, cioè di orata. Tortelloni d'orata. Ragazzi, buon appetito. Buon appetito. Mettere le bermuda bianche stasera non è stata una buona idea. Ti do questo che non c'è la pelle. No, no. Io te lo lascio qua, se puoi cambiare idea. Volevo imprimere questo momento. Piano piano, non tutto il tempo anche voi, Che poi inizio. Questi qua frutti, questi qua dopo il pistacchio e gli altri sarebbe cioccolato. Alla fine. Ottimo, grazie. Arianna è un po' disappointed dal suo dolce perché ce n'è veramente tantissimo. No, vabbè, bellissimo, spero di riuscire a finirlo. Io invece ho preso del sorbetto agli agrumi. Experience top al Pesce Innamorato di Rimini, lungomare, posto bellissimo, tutto dentro è anche enorme, quindi l'ho visto perché sono andato in bagno, e ci torneremo sicuramente, anche perché la pasta era molto buona, il tortellino dell'Arianna pure, anche se l'Arianna ha dato un po' fastidio che il pinzimonio l'abbiamo pagato quando i tipi ci hanno detto vi porto anche del pinzimonio. Allora pensavamo fosse free,
fosse una cosa che portano tutti, invece abbiamo pagato, ma vabbè ragazzi, non ci vediamo. No, più che altro è 12 euro, non è tanto il pagare, no, è il 12 euro, mi sembra un po' esagerato. Ariana ha dato fastidio, 12 euro. No, vabbè, e cosa volevo dire? Anche il dolcetto era molto buono, io ho giusto dato un assaggino per concludere la serata e poi abbiamo preso il caffè. Siamo onesti anche con i prezzi e come ho detto prima non è che ci veniamo tutti i giorni, veniamo solo una volta all'anno quando capita. La prossima volta però prendiamo il fritto perché questa volta non l'abbiamo preso. Adesso passeggiatina lungo mare e poi andiamo a giocare a golf. Ragazzi, siamo arrivati, è giunto il momento di fare questa nuova experience. Andiamo a giocare a mini golf. Non vedo l'ora. Regole semplicissime, 18 buche e contiamo il numero di colpi che ci mettiamo a fare una buca. Inizia la Arianna. Inizia la sfida. No, aspetta. Inizia la sfida. Pessimo vizio di essere bravo in tutto. Questa buca la Arianna me l'ha fatta pagare. Tiger Woods, sposta. Non so esattamente come funzionano le regole qua, ma le rimetto dentro proprio al limite. La buca numero 3 è davvero impegnativa, guardate lì, c'è il masso lì che copre il buco. Buona fortuna Arianna. Ci vuole dell'arte per essere così schifoso. Arianna fa il conteggio, Arianna fa il conteggio, ma direi che ho decisamente vinto io. Vediamo. Abbiamo ampiamente superato i tiri da fare nel totale, dovevano essere tipo 42. Arianna ha fatto 71 tiri per completare tutto il gioco, io solo 51, quindi qui Arianna ho vinto io. Arianna ha detto io ho fatto più punti, quindi ho vinto io. No, non funziona così, cara mia l'Arianna. Quindi vi ringrazio per essere stati fin qua con noi in questa nostra date night. Iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo vlog. Ciao! È stato bellissimo stare con la mia topolina. Giusto.